thing if you ain't got the swing. Do-up, 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 do-up. Don't you come back no more. Many got an old woman, don't care so many for the best woman that I've ever seen. Find Americano, if you say Americano, so Americano, things and go. That's why hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Fantastici! Allora, sono gli Alleria, questa sera super ospiti al Festival del Panuozzo di Gragnano. Allora, ragazzi, parliamo di questo bellissimo progetto musicale che spazia un po' tra i generi, no? Sì, in realtà è l'unione di più generi musicali perché è l'unione di più teste. Tenere insieme tante teste è davvero un'impresa più unica che rara, quindi siamo fortunati ad essere gli stessi più o meno da 15 anni, dai. Accontentate un po' tutti. Da 15 allora, anni. Presentatevi. Allora, io sono Chiara. Io sono Eugenio. Io sono Gianluca. E ne abbiamo altri quattro di là sul palco che ci aspettano. Giovanni, che è stato Volpe, meglio tenerli Jonathan, fuori dal campo. Chico e il messicano alla tromba. Il messicano Antonio Saturno alla tromba. Ma presentatevi, tu sei il frontman? Sì. In realtà esatto. siamo un po' tutti frontman perché siamo una band, quindi... Siamo un po' tutti fra... Noi siamo davanti, sotto questo aspetto sì, probabilmente. La verità è che poi essere frontman di una band come la nostra significa dimenticare il ruolo e non avere la consapevolezza, diciamo, tecnica anche di quello che si fa, perché è uno spettacolo di trasporto di energia, quindi è molto più importante, più che essere un frontman o un musicista retrocesso, come si sentono i bassisti, i batteristi, sai, c'è questa sindrome del bassista che dice perché gli ha già sta rete. Esatto, non sono alla ribalta, non sono il proscenio. E noi abbiamo risolto il problema stasera, no, però, perché Enrico si è scapizzato, capito? Ah, è andato proprio con Guapone in terra, praticamente, ed è venuto un po' da paraplegico, cioè è venuto con la gamba di legno, ci hanno messo. Una stampella addirittura. Sì, è venuto con le stampelle. Però siamo tutti vivi e pronti. Perché di solito lui è wifi, quindi viene avanti. Insomma, è uno spettacolo molto, molto dinamico. Ecco, non è che c'è un frontman vero e proprio. E vi ho fatto questa domanda proprio perché, conoscendo, diciamo, la vostra pasta, e siete veramente ben amalgamati ed è bello come... Parlare si vede di pasta qui, esatto, è fantastico. Appunto, si vede un ensemble, non si vede un gruppo in cui emerge tizio. Una pasta mista, esatto, diciamo. Una pasta mista... Tipo di quelle ben girate e rigirate, e quindi complimenti. E siamo contenti di essere qui perché è da qualche anno che avevamo il desiderio di suonare per questa manifestazione. Poi quest'anno, grazie a Loredana di Nuovo Eventi, insomma, ci sono tanti amici che conosciamo già. Abbiamo avuto questa occasione. Noi ragazzi, innanzitutto vorremmo anche ringraziare Radio Base, perché non so se voi lo ricordate, ma siete stati tra i primi a passare le nostre canzoni, voi non sapete. Diciamo che noi abbiamo sempre cercato di investire e credere nei talenti del territorio, perché si parte sempre dal territorio, non ci si può dimenticare da dove si parte, e perché questa è la fucina di talenti vera, il territorio. E questo poi magari si riversa in tutti i settori, perché più che la festa del Panuozzo stasera sembra la festa della città. Esatto. Noi che viviamo comunque questa metropoli che è molto 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 disagiata dal fatto di averne una un po' più grande a poco tempo da qui, che è Castellammare di Stabia, quindi è sempre un posto di transito, cioè non di transito ma di passaggio. Questa sera credo che chiunque passi da qui è costretto a fermarsi, perché c'è un'energia veramente bellissima in questo posto, quindi è la festa della città questa qua. E voi contribuite alla grande a far sì che questa energia abbia le frequenze più alte, le frequenze massime. Vai, lo dicono tutte queste persone che stanno passando stasera qua, che ci salutano, no? Quindi ragazzi, i biglietti del Panuozzo non si fanno qua. Qui li diamo gratis. Contribuiremo con la musica ad avvolgere tutta quella bella organizzazione che è stata fatta. Ma ci vedono anche, vero? Da casa. Sì. Ragazzi, una vedete com'è bello? Com'è bello stare qui con Stilluccio, mamma mia! Cioè, è bellissima. E poi non lo sapete, ma la speaker di Radio Ba è una cantante eccezionale, questa qui. Questa canta veramente. È vero, dopo io mi passiamo a trovare più tardi. Certo. Dopo il 1500 mi piace e canta stasera, ha detto. 1501. 1500, io già te lo metto.
Ragazzi, allora io vi auguro in bocca al lupo per questa performance di questa sera e soprattutto restate sempre così perché siete fantastici. Bellissimo, grazie, grazie. Speriamo. Ho già fatto 40 anni. Io ancora li devo fare, mamma mia. Mamma mia, manca qualche mese. Io ne ho 20. Ma dico io, ma io. No, non li può bypassare. C'ho il detto napoletano sui 40 anni. Cioè? Allora, te lo dico in pugliese, però è pure a Napoli si dice. Quando il marito arriva alla quarantina, lascia la moglie e se ne va in cantina. Quando il marito arriva, la moglie arriva a 40 anni, lascia un marito e si piglia Giovanni. Ah, cioè, oggi sta Giovanni. Ma il più vecchio è me, il mio batterista. Ah, no, auguri, auguri a tutti Giovanni. Auguri a tutti Giovanni d'Italia. Ragazzi. Oggi è San Giovanni, l'abbiamo tirato a caso, non a caso. E dice, volevo ricordare a tutti gli amici di visitare le nostre pagine, Instagram, Facebook, Galleria, scritto sempre Alleria, con la IJ. Gia. Alleria. Seguiteci perché grazie, ci fa piacere, grazie. L'ultima domanda, chi ha scelto il nome? Come nasce Alleria? Vabbè, è una andavamo in Venezuela. No, in realtà non è napoletano. Non è napoletano. No. Io ci hanno sempre accostato anche a Pino Daniele, Pino Daniele, uno dei nostri artisti preferiti, voglio dire. Però la verità è che non c'entra niente. Noi eravamo in partenza per il Venezuela, la prima, è stato forse il primo concerto internazionale degli Alleria. Sì, 2010. Mo siamo venuti a Madrid da poco tempo. Siamo stati in Australia ad avere Gianluca combinato, vabbè. Comunque per dirvela bene, noi praticamente stavamo andando in Venezuela e dicevano una gruppazione d'Alleria, d'Alleria non riuscivano a dire, non lo so se significava Alleria o no, però questo Alleria è diventato Alleria. E poi siamo di Napoli, come si fa? Pino Daniele, con chiunque parlavamo, Alleria ed eccoci qua. E ci è piaciuto. Però quando andiamo in Spagna comunque c'è sempre, ci presentano sempre come Alleria. Ah. E poi la cota è. La cota lì. Oh, c'è Manu. Questo ciao è Manu! È bello. È ciao Manu! Lui, quanto bello! Grande batterista questo qui. Mamma mia. Prima di salutarli, Sonia, vogliamo ciao chiedere Mary alla nostra band come mangerebbero loro il panuozzo? Cioè, qual è il vostro gusto preferito? Ma l'argomento della sera. Cosa, io assolutamente. Io classico, provola e pancetta. Poi sai, tutto il resto a parte. Ma proprio io penso che quando la pasta del panuozzo è buona ci puoi mettere qualunque cosa dentro. Sì, ma vogliamo ingredienti. Vogliamo gli ingredienti. Questa è la nostra domanda a tutti i nostri ascoltatori e a tutti i presenti. Io dico la verità. Come preferite il panuozzo? Faccio una piccola violenza. Chiedo il salame piccante in quello tradizionale. Lo so che non si sa fare. Al posto della pancetta... Pancetta e salame piccante, ma già fa male. Giusto, cioè, proprio scusami. D'accordo. A me piace molto con le zucchine, provola, pancetta sempre. Sì. Messicano, per esempio, lo gradisce che il recchio in un coniglio, una foca monaca, capito? Ci mette queste carni particolarissime. Ma siamo fortunati anche in questo che abbiamo così tante cose buone da mangiare. La qui. Mangiatoia è molto vasta. No? Diciamo che il momento comunque il cibo con la musica sposa sempre la grande. Quindi, quale miglior modo guarda, se non godere di questa serata al panuozzo con gli Alleria? Ma voi siete tutti campani? No, lui è pugliese. Vabbè, noi siamo capresi di Capri. E lui è di però la mia mamma è di, era di Piemonte. Quindi siamo mezzi. Puglia dove? Dei Monti Lattati. Ah, come no? Io un sacco di parenti a Gragnano. Vabbè, comunque siamo del sud, quindi vogliamo anche rimarcare quanto siamo fortunati ad avere questo patrimonio, non soltanto archeologico. Siamo artisti, siamo tutti artisti. Siamo artisti tutti, ce l'abbiamo l'arte nelle vene. Non c'è niente da fare. E infatti noi poi ci siamo anche un po' adattati con il nostro genere. Non siamo riusciti ad andarcene via, eravamo qui per caso. Proprio questo mashup, questi mashup che facciamo è proprio per rendere la cosa adatta sia nella nostra terra che anche all'estero. Salutiamo il presidente dell'associazione Pizza e Panuzzo. Buonasera. Ciao Camillo. Buonasera. E grazie a te se tutto questo è possibile. L'aspettiamo o ti aspettiamo? Non solo, ma anche grazie a te. E allora noi vi aspettiamo al Festival del Panuozzo a Gragnano in via Querantola. Defendemos Radio Base e gli Alleria. Forever! Venite ciao ad ascoltarci! Para sempre! Mona Lisa è il suo nome d'arte e si perde per un istante.